Amici sportivi, ma soprattutto appassionati di rally, ci troviamo a Dronero, provincia di Cuneo, per il quinto appuntamento dell'IRCAP Pirelli 2012. Un campionato che si sta rivelando veramente combattuto e interessante. In testa troviamo Stefano Capelli, il bergamasco su Peugeot 207 Super 2000. Ma il 18° rally delle Valli Cuneesi potrebbe cambiare le carte in tavola. Facciamo il punto della situazione con Guido Rancati, autorevole giornalista sportivo che di rally nella sua vita ne ha visti davvero tanti. Guido, facciamo il punto della situazione sul campionato. Assolutamente sì, anche perché è la cosa meno semplice di questo mondo. La realtà è che i promotori di questo campionato, dell'IRC, hanno trovato una formula non semplicissima da spiegare e neanche da capire, e però permette di arrivare all'ultima gara con il campionato aperto e con 2, 3, 4 e forse 5 piloti ancora in grado di poterlo vincere. Sossella, che è sesto, ha i due risultati da sommare e quindi, in linea puramente teorica, anche per la sua nota velocità e per il mezzo di cui dispone, il favorito. Però parliamo di linea teorica, perché sì, ha molti punti a disposizione da raccogliere, ma li deve raccogliere. E mentre il titolo assoluto si giocherà praticamente di sicuro a Bassano alla finale del International Rally Cup, invece qui al Valli Cuneese domani sera si potrebbe già festeggiare tre vincitori di classi, e non classi di secondo piano, perché Albertini è un passo dal titolo in R3, Vescovi è vicino a vincere fra le Twingo e Bobo Venazzo è veramente vicinissimo, diciamo che può solo perdere l'R3T. Per questi tre domani sera potrebbe essere già il momento della festa. Il 18° rally internazionale delle Valli Cuneesi, penultimo appuntamento dell'International Rally Cup Pirelli 2012, vedeva al via un centinaio di iscritti, potendo inoltre contare anche sulla validità per il campionato svizzero. La classifica IRCAP è dunque ancora apertissima, ma in questa gara gli occhi erano puntati in particolar modo su Dal Ponte e Capelli con le due Peugeot 207 Super 2000 e su Sossella, Citroen C4 VRC e Longhi, che per questa gara ha optato per la più potente Subaru Impreza VRC. 11 le prove speciali in programma in un'unica giornata, con il peggioramento delle condizioni meteo previsto per il pomeriggio sera a rendere il tutto ancora più difficile. Ovviamente attesissimo il primo crono. 5. Vai! 50! Destra, 2, gira! Per al cartello, più 10, frenando, tornate sinistro. In destra 6, lunga, 100. Impeccabile la prima prova speciale del vicentino Manuel Sossella, che fa segnare il nuovo record, portando a termine i 7 km in 4 primi 47,1. Si aspetta quindi il tempo di Piero Longhi, ma il responso è inesorabile. Sono 18 i secondi che separano la Subaru Impreza VRC dalla Citroen C4 VRC a causa di un errore del piemontese subito dopo lo start della prova. Subito 3 più, vai. 100 al cartello, sinistra 3 più. Sta interno, destra 3 più. 30, destra 3 più, occhio, subito a sinistra 3 più, occhio, non tagliare. Per attenzione, destra 3 più, 40, tornante destro. Piero, dopo le prime due prove parte un po' in salita stamattina, eh? Soprattutto la prima. Ma questo è lo scotto da pagare quando non conosci, logicamente sei abituato a un certo tipo di macchina, sali su un'altra che è con tante differenze. Qui il problema è stato sulla prima il cambio, che non mi sono ricordato, pronti via, secondo tornante, di scalare, diciamo, con la paletta. Cercavo quasi il cambio meccanico, quindi penso di aver fatto un freno a mano per un tornante in quarta, poi dopo invece che scalare ho ancora aggiunto marcia, quindi inserita la sesta e la macchina si è spenta. Adesso è logico che 18-19 secondi da Manuel pronti via sono pesanti da riprendere in un giorno, però intanto cerchiamo di adattarci alla macchina, poi vediamo. Dopo le prime due prove speciali è lo svizzero Althaus a guidare tra le Super 2000 su Peugeot 207, occupando inoltre la terza posizione assoluta. Stefano Capelli parte deciso, tenendo principalmente sott'occhio l'avversario di campionato,
il vicentino Andrea Dal Ponte, entrambi su Peugeot 207 Super 2000. Capelli, dopo due prove, può contare però su soli 4 secondi di vantaggio sull'avversario. Sfida tutta da seguire anche tra le Super 1006, dove trovavamo Massimo Lombardi ed Alessio Santini su Renault Clio. Dopo due prove è Lombardi a prendere il comando. Santini verrà penalizzato da un problema al cambio, che viene però prontamente sostituito dal suo team al primo parco assistenza. Tra le Renault Clio R3 Trofeo, Albertini prende subito il largo precedendo Storace, Asnaghi e Pighi. Questi tre piloti sono racchiusi dopo due prove in un solo secondo, a conferma dell'alto livello di questo monomarca. Destra 5 più lunga e sinistra 4. Subito destra 5, due tempi. Venti sconnessi, sinistra 3 meno tieni. 20. Destra 4 più vai, 70. Dopo le prime due prove, Brondello e Valmala, si passa al trittico Montemale, Colle San Maurizio e Madonna del Colletto, con quest'ultima di ben 21 km. Sossella e Nicola affondano la loro lama, fanno segnare un tempone sulla prova lunga e incrementano il loro vantaggio, ormai solitari al comando della gara. Dopo il cartello... Piero Longhi e Gigi Pirollo commettono ancora qualche errore di troppo e accusano a metà gara 49 secondi di distacco dal vicentino Sossella. La giornata è però ancora lunga e rimane l'incognita meteo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra le Super 2000, lo svizzero Ivan Ballinari scavalca Althaus e si porta in terza piazza assoluta, precedendo gli sfidanti in chiave IRCAP Pirelli, Capelli e Dal Ponte, tutti su Peugeot 207 Super 2000. I due occupano la quinta e la sesta posizione assoluta e si ritrovano a metà gara praticamente a pari tempo. Impeccabile come al solito la gara di Albertini e Scatolin, che occupano dopo 5 prove la settima posizione assoluta con la loro Renault Clio R3, mentre è sempre accesissima la lotta tra Storace e Asnaghi per la conquista del secondo e terzo posto, visto l'abbandono causa rottura dell'idroguida del veronese Davide Pighi. Lotta accesissima anche tra le Renault Twingo Trofeo. Vescovi non commette il minimo errore e mantiene la leadership, ma a rischiare grosso sulla prova lunga sarà Calleri, che perde così la seconda piazza a favore di Nicoli. Battuto, abbiamo rotto. Non penso. Prova. Seconda parte di gara con il meteo in evoluzione. Il passaggio sulle 5 difficili prove speciali potrebbe decretare molte sorprese, ma la Citroen C4 WRC di Manuel Sossella e Walter Nicola marcia come un orologio svizzero. I due non commettono il minimo errore e ritornano all'ultimo parco assistenza di Dronero con un buon vantaggio sul secondo in classifica. Piero Longhi e la sua Subaru Impreza WRC accusano infatti un primo e 0,6 di svantaggio sul vicentino,
pur avendo disputato una seconda parte di gara decisamente più convincente. Entusiasmante anche la sfida del campionato svizzero, con Ballinari terzo assoluto, che precede Althaus di soli 10 secondi, entrambi su Peugeot 207 Super 2000. La seconda parte di gara decreterà una svolta nella sfida Capelli dal Ponte. Il bergamasco riesce a mettere una ventina di secondi tra sé e l'avversario, quando manca una sola prova speciale al termine della gara. Destra 4 più taglia, vai, 80. Ai bidoni sinistra 5, 80. Dosso in destra 5, 80. E attento, anticipa il palo, sinistra 3 più taglia dentro. Per destra 4 più, taglia dentro, destra 4 più 40. Sinistra 5 lunga, 60, sinistra 5 in ritardo a poco, destra 3 più taglia, molto sporca, per destra 4 più. Alla casa, attenzione, destra 3 più, gira lunga. 30, alzato di 6, destra 5, per sinistra 4, tieni, 50, molta attenzione, sinistra 4, meno, taglia veloce, 30, eccolo, buono, dai, destra 5, per sinistra 4, più, 100, molta attenzione al rosso, destra 4, meno, 50, attenzione, sinistra 4. Alessio Santini, sul Renault Clio, Super 1006, sferra l'attacco e scavalca il rivale di campionato Lombardi, precedendolo ad una prova dal termine di soli 8 secondi, entrambi su Renault Clio Super 1006. Nel trofeo Renault R3 Albertini rafforza ulteriormente la sua leadership, protagonista di uno strepitoso crono sulla Madonna del Colletto, mentre la pioggia cominciava a rendere insidioso il fondo stradale. Albertini occupa dopo 10 prove l'ottava posizione assoluta, precedendo in campionato Storace e Dasnaghi, mentre va segnalata una foratura di Roncoroni che lo attarderà pesantemente. Con questa guida spettacolare, Galli mantiene la leadership IRC tra le vetture di classe N4, mentre va segnalato, causa un problema al motore, il ritiro di Marco Belli su Mitsubishi Lancer Evo 10 R4. In seconda posizione IRC passa così il vicentino Fiorese, seguito ora da Giaquinto su Mitsubishi Lancer Evo 9. Benazzo mantiene la leadership solitaria in classe R3T con la sua Peugeot 207, mentre le prime tre posizioni tra le Renault Twingo sembrano ormai consolidate, con Vescovi e Guzzi al comando, seguiti da Nicoli Grisanti e Calleri Bevione. Ultimo parco assistenza prima di affrontare l'ultima prova a Montemale sotto la pioggia. Per tutti la scelta pneumatici è obbligatoria, RE, ovvero pioggia. Quindi RE. Due laterali. L'ultimo crono notturno non decreterà particolari scossoni alla classifica, ma Manuel Sossella e Walter Nicola si aggiudicano il 18° rally delle Valli Cuneesi, con un primo e 24 secondi di vantaggio sul piemontese Piero Longhi, che mantiene però aperti i giochi di campionato. Giocandosi il tutto per tutto, lo svizzero Althaus passa in terza posizione assoluta con la sua Peugeot 207 Super 2000, mentre Stefano Capelli chiude come previsto davanti al rivale Dal Ponte. Strepitoso il risultato di Albertini, che porta la sua Renault Clio R3 all'ottavo posto assoluto, precedendo Asnaghi, che riesce a scavalcare Storace. Colpo di scena nella Super 1006, Santini fora una gomma ed è costretto a lasciare la vittoria di classe a Lombardi. Grande festa sul palco d'arrivo di Dronero per tutti i piloti e per lo Sport Rally Team di Piero Capello, soddisfatto appieno di questa 18esima edizione del Valli Cuneesi.
Manuel, una vittoria prepotente, sei stato in testa dalla prima prova all'ultima e hai messo una grossa ipoteca sul campionato. Sì, era una prova che attendavamo da un mese, da quando avevo saputo che Piero si sarebbe presentato qui con la Subaru. Non nego che qualche notte mi sono anche sognato di questa sfida sul rally delle Valli Conesi. È stata una giornata difficile, siamo partiti determinati subito, Piero ha commesso un piccolo errore sulla prima prova, però con un avversario come Piero Longhi alle spalle non si può mai stare tranquilli, neanche quando hai 30 o 40 secondi di vantaggio. Abbiamo cercato di mantenere la concentrazione, abbiamo anche commesso qualche piccolo errore che però non è stato determinante ai fini della classifica assoluta. Quindi direi fondamentalmente una bellissima gara, una vittoria che prima di tutto mi dà una grossissima soddisfazione personale sia a me che a Walter e poi, come hai detto bene tu, ci rilancia in chiave campionato. Bassano, gara di casa, come l'affronti? L'hai già sognata qualche volta? Qui tocchiamo un tasto dolente, nel senso molto sentito. Bassano è una gara che io andavo a vedere da piccolino quando correva il mio papà, quindi è da pelle d'oca solo pensarci, poter partecipare con una World Rally Car alla gara di casa puntando a un risultato di prestigio per poter scrivere il mio nome sull'albo d'oro dopo quello di persone, piloti grandissimi come erano Gigi Battistolli e come a tutt'oggi Alessandro Battaglini o Mauro Spagolla o Massimo Gasparotto, che sono anche degli amici, sarà una cosa da pelle d'oca. Noi la prepareremo come sempre con il massimo della determinazione, cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. È chiaro che c'è da guardare anche il campionato, non possiamo guardare solo la classifica assoluta del Bassano, perché è un anno che lottiamo per questa classifica di RC. Siamo partiti azzoppati con un'influenza che mi ha battuto subito a Piacenza, non mi ha consentito di correre, quindi dobbiamo cercare di arrivare in fondo, non siamo obbligati a vincere, quindi cercheremo di ragionare. È chiaro che la voglia di vincere c'è e quindi ce la metteremo tutta. Cercherai di fare doppietta, gara e campionato. Bravissima, gara e campionato. E poi a proposito di questo Valli Conesi, mi permetto di ringraziare il Team Tamauto che mi ha messo a disposizione una macchina veramente perfetta, e penso che la nostra arma vincente sia anche la capacità di recepire tutte le indicazioni che io do a loro e loro le trasformano in regolazioni sempre azzeccate sulla macchina. E poi un ringraziamento, una dedica ai miei angeli custodi, li chiamo io, quei ragazzi che si alzano alle 5 della mattina, che controllano le strade, il meteo e che ci consentono di entrare, tu lo sai bene meglio di me, sempre a tutte nelle prove speciali. E poi una piccola cosa, una nota personale, c'è un ragazzo che sono 3 anni che lavora con me, che lavora in palestra, che mi prepara, che mi dà una mano, che mi mette in sesto quando non sono in forma, e credo sia merito anche suo se stiamo portando a casa questi risultati molto importanti. Stefano Capelli, bellissima gara davanti da subito e hai mantenuto bene la testa, ci racconti com'è andata? Sì, siamo partiti subito col piede giusto, poi mentre invece a metà gara gli svizzeri avevano qualcosa in più di me, non so se di gomme o altro, comunque complimenti a loro. Poi ho guardato un po' l'ottica campionato, dove mi interessava restare davanti con le Super 2000 e ce l'ho fatta, sono molto contento. E anche come ottica campionato per l'assoluta va bene così, sono ancora là davanti a tutti, è bello starci e poi vedremo un po' cosa succederà a Bassano. Stefano, altra gara perfetta, hai vinto la classe ma settimo assoluto è sempre una gran cosa, ho visto sulla prova lunga Madonna del Colletto prendi meno di 3 secondi a chilometro dai WRC. Sì, quella è una prova che mi piace molto, è anche abbastanza veloce, quindi riusciamo a difenderci bene. Risultato molto positivo, abbiamo vinto il trofeo Renault qua e abbiamo fatto 4 primi posti in 5 gare, sono molto contento. E come campionato ti ha aiutato a crescere anche come pilota? Quanta esperienza sei riuscito ad accumulare con un campionato strutturato come l'IRC? Sì, l'IRC è un campionato organizzato molto bene, le gare sono molto belle e anche lunghe, perché comunque si fanno 120-130 km anche in un giorno, e comunque sì, mi ha aiutato molto penso a imparare, perché si corre anche in diverse condizioni, quindi bisogna adattarci, cercare di capire un po' come funziona, come bisogna guidare in condizioni diverse. Anche noi guardiamo MotoGP.